polemiche per i lavori di adeguamento della diga di Chiausi, troppo alto il prezzo da pagare per l'ambiente. Questa è la posizione del consigliere comunale Gianluca Di Leonardo. Ascoltiamo. Si apprestano anche ai lavori di completamento della diga di Chiausi, che garantisce acqua all'area della stessa, ma che è costata tanto dal punto di vista del territorio a quella parte del Molise. È giusto dare atto ad opere anacronistiche progettate oltre 30 anni fa e assolutamente inutili nel contesto sociale ed economico attuale, in cui il fattore ambientale ha sempre più valenza? È la domanda che pone il consigliere comunale di Chiausi, Gianluca Di Leonardo, che pone altri interrogativi. E questa è la tanto decantata compensazione annunciata in pompa magna poche settimane fa. È davvero una battaglia vinta per Chiausi e per un intero sistema territoriale? Per il consigliere comunale, infatti, si rischia solo di assistere ad un'ulteriore fase di distruzione del paesaggio. Infatti, mentre si lavora al riconoscimento pieno della validità naturalistica di quell'area, si lavora lacrimente per costruire una strada con una carreggiata di oltre 10 metri, nonostante la vetta provinciale sia in abbandono e la circumlaculare, sull'altra sponda, attenda da tempo di essere ultimata ben che sia maggiorato, smottamenti evidenti che ne compromettano la stabilità. Riteniamo, prosegue Di Leonardo, che una strada con sezione di oltre 10 metri e priva di camminamenti, marciapiedi e, perché no, ciclovie, non può favorire alcuna economia locale, se non quella dell'impresa chiamata a realizzare un progetto vecchio concettualmente. Tutto questo sottolinea il consigliere un'ulteriore provocazione nei confronti di comunità senza alcuno scatto. Nessuna di queste azioni aiuterà la comunità a rialzare la testa, chiede il consigliere Di Leonardo. Probabilmente sarà solo l'ennesimo colpo di grazia ad un territorio chiamato a ratificare decisioni altrui.